Finisce 10-0 la prima amichevole degli Aquilotti con la Pontremolese nel ritiro appunto di Pontremoli allo stadio Lunezia, davanti a un buon pubblico, quasi 1000 spettatori sono saliti fino in Alta Lunigiana per vedere appunto questa prima uscita da parte degli Aquilotti. In mostra subito gli attaccanti, fece Francesco Forte per lui una tripletta nel secondo tempo, nel primo tempo invece c'è stata una doppietta di Granace, ma anche in rete il nuovo arrivato della Roma, Soleri, che ha segnato anche il primo gol stagionale degli Aquilotti proprio al 16esimo. Al 18esimo, al 26esimo è stato Granoce invece a mettere in rete le sue due realizzazioni, una su rigore, poi al 37esimo sempre nel primo tempo Sciaudone, nel secondo tempo al 10esimo e al 14esimo Forte ha portato il risultato sul 6-0 e poi Shekilaze al 20esimo, ancora Forte al 36esimo, al 40esimo Vignale, al 44esimo Giassi, questo il tabellino dal punto di vista delle reti. Qualche indicazione ovviamente per quanto riguarda Mister Gallo, ma la forza dell'avversario fa sì che le indicazioni siano assolutamente relative. Ci sarà un'altra amichevole domenica, soprattutto poi l'amichevole del giorno 28 quando qui a Lunezia salirà il Savona, squadra ancora di categoria inferiore rispetto allo Spezia, ma comunque una squadra più attendibile, se vogliamo così dire, rispetto alla prima uscita, sicuramente a questa prima uscita con la Pontremolese. Qualche indicazione positiva anche nel secondo tempo dai nuovi acquisti, sia Jazzy che Shekiraz, molto rapidi. Per quanto riguarda il resto, molti giocatori che già conosce il pubblico a Spezzino e altri che sono rientrati dai prestiti, che si stanno facendo vedere, anche perché la truppa è ancora molto molto numerosa, dovrà essere scremata e ci saranno delle cessioni nelle prossime settimane, degli elementi che chiaramente non rientreranno nei piani di Mister Gallo. Questo per quanto riguarda la prima amichevole, ripeto, Spezia 10, Pontremolese 0.